Era una delle prime giornate d'autunno. Lasciandosi alle spalle le calde serate estive, ci si ritrova al sabato sera nei più accoglienti Baladur. C'è attesa e fermento per l'inizio della serata. Il palcoscenico chiuso dalle tende non lascia intravedere quasi nulla. La gente mormora: «Ma dove sono i suonatori?» Mentre i ballerini mettono il talco sulle scarpe per scivolare meglio, qualche ombra si palesa da dietro le tende. Da un tavolino in fondo alla sala: «Cameriere, un bianchino e una tonica per la signora!» esclama un signore tutto tirato in giacca e cravatta. Un cigolio desta l'attenzione dei presenti. Il caposala sta aprendo il sipario. Gli sguardi si incrociano tra i suonatori. Il mantice dell'organetto si gonfia e sospira, ma è solo questione di attimi. Un cenno e la musica arriva ai microfoni. Corre lungo i cavi, risuona nelle casse e diventa storia. Una melodia armoniosa invade la pista. C'era una volta un viaggio tra le armonie filuziane. Buonasera a tutti, buonasera dai Folcabusso. Saluto, un benvenuto a tutti. Fa quasi strano vedere una pista che si muove dopo tanto tempo. Fa strano vedere le gambe che scivolano sotto di noi. Innanzitutto ringraziamo preventivamente voi tutti che avete colto questa occasione subito, fin da subito. E grazie,
c'è un po' di emozione anche da parte nostra. Ci teniamo a dire fin da subito che qui non c'è trucco e non c'è inganno, eh? Qui si suona tutto estremamente dal vivo, e questo valzer che avete appena sentito viene dal repertorio di Nicolo Quercia e dei Fulcabusso. È un valzer di Cesco Paselli, interpretato, ce l'abbiamo sentito, preso dall'interpretazione di Ruggero Passarini, e grazie, e abbiamo scelto come apertura, ecco, come un'apertura armoniosa di questo bellissimo spettacolo. Però adesso non parliamo tanto, avremo modo di raccontare storie, di raccontarvi aneddoti. Io direi, maestro, che... Direi di girare con la mazurka, subito dopo un valzer ci sta. Questa la dedichiamo a Manuel, anche se secondo me dopo ci toccherà rifarla, anche se non ci dispiace. Arriva una mazurka, VIP! Tergiversare e di andare con la polca. Cosa dite? Arriva questa sciantosa. Thank you.
grazie, grazie. Allora, diciamo che questa prima parte qua di questi brani che state ascoltando sono tutti brani tratti dal mio primo lavoro discografico, intitolato C'era una volta, quindi intitolato come questa serata, appunto C'era una volta, che contiene tutti i brani dedicati alla tradizione appunto bolognese filuziana. Ci sono tutti i brani di Liscio, è un disco che potete trovare a bordo palco questa serata, sarà in quell'antrone dove vedete il banner, così saranno disponibili i dischi, insomma, se qualcuno fosse interessato. E niente, andiamo avanti con la musica, direi. Arriva una bellissima mazurka filuziana molto particolare che Nicolò ha ripreso, anche questa dal repertorio di Ruggero Passarini. Questa è una mazurka che forse non si è mai neanche troppo sentita, forse se non da Ruggero stesso durante le serate, e questa è Leggiadra. Grazie, questa era Leggiadra. Questi primi brani che vi stiamo facendo sentire fanno tutti parte del CD di Nicolò Quercia, che si chiama appunto, come ha detto lui, C'era una volta. Adesso, sempre un po' su questa onda, arriva un brano nuovo ma con un sapore, diciamo, molto bolognese, ecco. È un brano che abbiamo voluto inserire molto volentieri, ecco, in repertorio, e questo brano è stato scritto da il maestro Ruggero Passarini assieme a Nicolò Quercia, e il brano si intitola Alla Ruggero. Thank you.
Questo che vi presentiamo è un tango che diciamo che nella Filuzzi è stato suonato da tanti interpreti e ve lo proponiamo anche noi in un nostro piccolo arrangiamento. È un tango tipico argentino, ovviamente scritto da un italiano emigrato in Argentina, e si chiama Paratì. Questo era il tango, grazie, Paratì. Allora io direi che è arrivato il momento di chiamare, insomma, primo ospite di questa sera. Io direi di fare un grande applauso, chiamiamo sul palco l'amico, collega, Giovanni Varelli. Giovanni. Allora, una piccola presentazione per Giovanni, nostro carissimo amico, nonché collega e musicista nei Folcabusso. Diciamo che la storia con Giovanni è curiosa, cercherò di scurtare, come si dice da noi, perché io vengo dalla bassa mantovana come Corrado e come Giovanni. Quindi accorciamo, allora c'è da dire che se no io in particolare, ma anche suo fratello, se suoniamo questo genere è grazie proprio a Giovanni, perché nel lontano 2010-2011 io ho un gruppo di musica tradizionale giù a Mantova, che facciamo una riproposta di musica tradizionale della nostra terra, e siamo venuti in contatto con questo individuo suonatore di fisarmonica. E dovete pensare che io allora suonavo uno strumento che si chiamava organetto diatonico, è un antenato della fisarmonica, ma non mi piaceva il liscio, io ripudiavo quasi addirittura il liscio, perché a me piaceva suonare la roba ancora più antica del liscio, e Giovanni con la sua infinita pazienza è riuscito a farmi apprezzare questo genere. Allora, siccome lui suonava nel mio gruppo e suonava la chitarra e ha sempre accompagnato me, stasera accompagno lui e poi lo accompagno anche a casa, perché è in macchina su con me. Quindi Giovanni ci presenterà alcuni brani di liscio di sua composizione, con un gusto suo personale, anche derivato dalla Filuzzi, perché è stato il nostro primo amore la Filuzzi, e vi presenta un valzer dedicato alla sua zona dove abita lui, in un paesino della bassa mantovana che si chiama Correggio Micheli, e il valzer è Correggio. Thank you.
l'ultimo giro. Giovanni Varelli, un applauso. Io direi di girare con la mazurka. Allora, adesso una mazurka sempre di sua composizione. Questa, il titolo magari voi lo soprassediamo, la spiegazione del titolo. Si chiama Sakela. Axe, grande, un applauso, grande. Allora, si procede diretti con la polca. Questa è un antagonista di un'altra polca che ha scritto, un'altra polca scabrosa del maestro Giovanni Varelli, che la polca si chiama La Mediopadana. Questo è il suo alter ego, dedicata alla sponda dell'argine che vede tutte le mattine quando si alza. E questa è Il Rivale. Siamo? Thank you.
signori, un applauso a Giovanni Varelli. Grazie mille. Grazie mille, grazie ai Folca Busso, grazie alla Sara Paradiso. Vado? Vado? Celebre valzer Nettuno. Allora, giusto qualche piccola informazione che ci siamo preparati, perché questa appunto è un viaggio, una storia che cerchiamo di raccontarvi per riscoprire i compositori che non che sono stati dimenticati, perché non si sta parlando di compositori di brani che sono stati dimenticati, ma diciamo che per una cosa o per un'altra sono stati un po' messi da parte in un angolo, in un cassetto, pronti per essere riscoperti. Però due parole sul maestro Bettelli. La sua carriera nel Liscio Bolognese inizia nell'ottobre del 59. Pietro Fantini e Giordano Zanotti, musicisti del trio Merighi, chiamarono Bettelli per formare un nuovo gruppo filuziano. Da qui nasce il trio Bettelli. Il maestro ci mise poco a farsi amare dal pubblico bolognese, grazie anche alla sua tecnica straordinaria e per certi versi innovativa. Musicista completo, nella sua Filuzzi si trovano tracce di altri generi, sia dal punto di vista compositivo che dal punto di vista esecutivo. Grande insegnante di fisarmonica,
dalla bottega dell'artigiano di fisarmoniche Renato Ropa a Casalecchio di Reno, dove Arnaldo insegnava fisarmonica. Da lui escono grandi fisarmonicisti del panorama bolognese. Signori, avete sentito Nettuno di Arnaldo Bettelli. Un applauso, grazie. Tra questi è citato un certo Pietro Fantini. Lui è nato a Medicina nel 1912, fu un grande polistrumentista. Passò dal violino alla batteria, all'armonium, suonò il genis, un sacco di strumenti. Passa da fare il contrabbassista nei locali notturni di Bologna a fare il batterista in un gruppo jazz, per poi tornare nella sua amata Filuzzi, poiché garantiva anche più sicurezza economica. Fu il contrabbassista di Leonildo Marcheselli per oltre 10 anni. Inoltre suonò con Arnaldo Bettelli, Romano Merighi e anche il trio Passarini. Dotato di grande estro compositivo, tra i suoi cavalli di battaglia citiamo Pinco Pallino, Sogno Proibito e la Mazurca Giochini. Noi questa sera di Pietro Fantini vi faremo ascoltare un tango dal titolo Mi Vida. Grazie. Grazie, un applauso a Pietro Fantini, grazie.
Adesso andiamo a fare, continuiamo il viaggio con un altro grande autore del panorama filuziano. Filuziano della montagna, mi viene da dire. Sì, allora ci sembra doveroso in questa occasione di ricordare tanti personaggi. Purtroppo sappiamo che non possiamo ricordarli tutti, però un omaggio a un grande. Io non posso parlare tanto di questi personaggi perché non sono bolognese, però ne apprezzo la loro immensità, la loro grandezza come artisti. Dino Lucchi, di professione manovale e muratore per 18 anni, allievo di uno dei padri della Filuzzi, che è stato ancora prima di Marcheselli, credo di non sbagliare, o il maestro Olindo Boschetti. Passò dalla fisarmonica a piano alla fisarmonica cromatica, a suo dire perché lo soddisfaceva di più. Prima di andare sul palco compie una lunghissima gavetta nelle veglie dell'Appennino. Nel 1967 approda nella prima formazione orchestrale di Ermindo Maurizi, per poi fondare il suo quartetto filuziano dagli anni 70. La sua Filuzzi è pura, senza stravolgimenti, la giusta metrica ed il rispetto per il ballerino, tutto interpretato con la giusta intenzione. Tra i suoi brani più celebri abbiamo Rose di Maggio, Eco d'Amore e questo valzer che si chiama Il Pettirosso. Petti Rosso di Dino Lucchi, grazie. Un saluto ai ragazzi del Reno Folk, grazie per essere anche qua su da noi. A busto, ragazzi! E continuiamo il nostro viaggio con un altro compositore celebre, Sergio Poluzzi, figlio d'arte di un padre musicista che suonava clarinetto, sax e ottavino. Spinto subito a studiare musica, nel 48 va a scuola da Albano Govoni, perfezionandosi in seguito da Romano Merighi. Debutta nel 59 alla Cabura di Corticella. Ha suonato in tutte le sale della città,
nonostante mantenesse rigorosamente la formazione del trio alla Filuzzi. A causa del suo lavoro stressante, decide di lasciare la carriera da musicista il 30 luglio del 1984, al Banni di Cesare Terzi, con una grande festa di addio. Noi di Sergio Poluzzi abbiamo trascritto da un vecchio disco questa polca filuziana al 100%, bellissima, dal titolo Cenerentola. Ragazzi, parto io qua, eh. 10 parti, eh. Grazie, grazie. Questa era Cenerentola di Poluzzi. Grazie. Adesso, signori, un momento molto importante. E questo ci tengo a farlo io. Ci tengo a farlo io. Signore, ti accodi tu la responsabilità. Prendi la responsabilità. Signore, abbiamo l'onore stasera di avere qui presente con noi, vi farei un grande applauso, il maestro Rino Gualandi. Anche lui è un grande personaggio della Filuzzi. In piedi, in piedi, dai Rino. Signori, un applauso. E dovete sapere che Rino Gualandi è la sigla di Tutti a tavola con il Liscio, la musica della sigla di X Radio, è stata scritta dal maestro Rino Gualandi ed eseguita con la Nuova Bologna, cantata da Salvatore. Per tanti anni è entrata nelle case della gente con l'omonima trasmissione radiofonica. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in tante sale, tra le quali il Cameron, il Mille Luci e la Sala Primavera e tante altre, a fine serata, a grande richiesta, con la sua fisarmonica, rimaneva in mezzo alla pista, seduto su di una seggiola, continuando a suonare, mentre tantissime coppie continuavano il ballo a ritmo di valzer. Mi confermi che è vero? In quegli anni erano anche richiestissimi 33 giri della Nuova Bologna, così che durante il ballo venivano lanciati due LP in omaggio in mezzo alla pista e le coppie facevano a gara per portarsela a casa. Anche questa me la confermi, vero? Dai, dopo mi racconti un po' queste cose un po' meglio, perché sono curioso. Poi, altra cosa importante, è che Rino e la sua orchestra, al suo tempo, ebbero i facchini, i cosiddetti facchini,
che andavano prima di loro a montare e smontare tutti gli strumenti, come quasi un gruppo rock famoso di adesso. Confermi? Oh, era comoda, allora. Esatto, comoda, eh. No, raga, un grande applauso a Rino. E ci tenevo perché io ho conosciuto Rino tramite mio nonno, insomma, mi ricordo i trascorsi a Castel San Pietro, è sempre un piacere da piccolino, insomma. E appunto di Rino noi abbiamo preparato un valzer, Dolci Carezze, e mi ha detto Marco la settimana scorsa che ci siamo visti che è il valzer che apre le vostre serate, quindi stasera ve lo facciamo ascoltare e ballare. Grazie. Orzo Bimbo. Ultimo. Dolci Carezze, valzer del maestro Rino Gualandi. Grande. Orzo Bimbo, com'è la storia? Allora, è il momento di chiamare sul palco un altro ospite, un caro amico mio e insomma un po' di tutti noi. Lo conoscete molto bene, non ha bisogno di presentazioni. Chiamiamo sul palco il grande Davide Ballestri. Grande Davide, è un piacere per noi averti qua. Questa serata adesso arriva, con calma te lo porto. Bene, buonasera a tutti. Lascio in mano a Nicolas Ah, ecco. Grande. Buonasera abbiamo il balletto, tutti. Invece di avere le vallette noi abbiamo declassato. Va bene, l'importante è il risultato, diciamo. Buonasera a tutti, un piacere ritrovarvi. Ringrazio ovviamente Nicolò e tutti i Folkabus per l'invito, mi fa veramente piacere. E niente, continuiamo con il ballo, io farò ascoltare qualche brano, arriva il primo valzer, si intitola Il Maresciallo. Che è un valzer che
Possiamo dirlo, Hai ragione, hai ragione. Un vasto che ho scritto in collaborazione col maestro Giorgio Passerini qualche anno fa, eh. Applauso, l'avrei detto alla fine, però insomma, diciamolo all'inizio. Diciamolo all'inizio, dai. Ah no, intanto che il maestro Davide Ballesti sistema il microfono, potete vedere in sovrimpressione la sua fotografia, che fa un po' impressione, ma... Perché non so se ve ne siete accorti, ma mentre suoniamo, dietro cambiano gli sfondi, ci sono le foto, appunto degli elementi di cui parliamo, quindi se mentre vi raccontiamo le cose buttate un occhio dietro, potete scoprire foto, vedere... Mi fate un favore, perché gli sfondi li ho fatti io, così c'ho un po' di soddisfazione. Ballestri, un applauso. Giriamo di polca. Allora, questa polca è stata scritta da Cassani, tastierista di Ruggero, se non sbaglio, dal titolo Mara. Thank you.
Mara Davide Balestri, grande. Allora adesso andiamo a eseguirà Davide un bellissimo valzer, andiamo un po' indietro nel tempo, Un valzer del 1923 scritto da Luigi Bernardi, secondo me è un valzer molto bello, non si sa tanto di quest'autore, ha scritto anche Cuore e Armonia, insomma è un valzer bello filuziano, adesso ve lo propongo e spero che vi piaccia. Un applauso a Davide Balestri. Allora adesso facciamo un tanghettino celebre del mondo filuziano, stato inciso da tanti. Ve lo suoneremo a due fisarmoniche, mi unisco io anch'io all'amico Davide. Vi faremo ascoltare la violetta, ascoltare e ballare. Thank you.
La Violetta, grazie, grazie. Buon proseguimento di serata a tutti e grazie ancora a Nicolò e tutti i Folcabusso, grazie mille. Grazie, grazie, un applauso a Davide Ballestri. Proseguiamo, noi proseguiamo. Allora, direte che grande novità, vi facciamo ascoltare un valzer. Arriva un valzer inciso da Ruggero, un valzer cantato. Approfitto per chiamare sul palco la nostra cantante. Signore e signori, un applauso, Carlotta Marchesini. Vi faremo ascoltare un valzer che abbiamo adattato con la tonalità, dal titolo, sicuramente voi tutti conoscete, Cin Cin Bologna. Adesso se poi Manuel vuol fare le cose a modo, un bicchierino per fare cin cin, dai. Due, chiaramente. Sa. Scende dal Bell'Appennino, splende la valle nel sole, l'Emilia è tutta un giardino, brilla fra mille colori, al centro splendida sta, ricca di nomi immortali, Bologna bella città, non trovi al mondo le guai. Stai sempre di buon umore, Bologna mia città, sei dell'Emilia l'onore, Bologna mia cin cin, un buon bicchiere di vino, i guai ti fa scordare, ti fa felice. Tra noi il bolognese è cordiale, vieni a vedere se vuoi Bologna monumentale, e non potrai più scordare portici e i biprucaglie, l'allegro bel conversare, Bologna sei un tesoro, solo a guardarli già ti mette il buon umore, oh cara mia città, sei delle mille all'onore, Bologna mia cin cin, un buon bicchiere di vino, i guai ti fa scordare, ti fa felice. Era freddo, il cielo invernale era già scuro, mi chiusi bene il bavero mentre mi incamminai verso la vettura. Lungo via Ugo Bassi, rischiarata dai lampioni, non c'era nessuno. Nei miei pensieri la Filuzzi, l'organetto bolognese, i ballerini, mi sembrava persino di sentire suonare un valzer. Sì, sentivo i bassi cadenzati e mi pareva di sentire il rincorrersi veloci di note di organetto. Mi fermai e tesi l'orecchio. Prima di salire in macchina alzai lo sguardo verso la luna. Chissà com'è, mi sono fatto l'idea che Notte d'amore, uno dei più bei valzer di Leonildo Marcheselli, sia stato composto in una notte di luna piena. Mi sorprese mormorare: buonanotte,
Nildo. Notte d'amore, celebre valzer di Leonildo Marcheselli, grazie. Noi continuiamo sull'onda di Leonildo Marcheselli con un altro valzer non molto eseguito, però a nostro parere bellissimo, dal titolo Ozzano. Lo dedichiamo al nostro batterista Davis Fabri, che risiede a Ozzano, non posso dirlo, dai, ex punto. Thank you.
Grazie Ozzano, valzer di Leonardo Marcheselli. Grazie. Proseguiamo a ritmo di polka. Questa polka, chiaramente sempre di Leonardo Marcheselli, anche questa noi l'abbiamo trascritta, l'abbiamo trovata su un vinile che l'avevi te, mi sembra, che l'hai digitalizzato. Da un vinile che avevo trovato in un mercatino dell'usato, c'era Danze folcloristiche con Leonardo Marcheselli, con il quartetto Leonardo Marcheselli. Allora abbiamo sentito questa polka, abbiamo detto... Era molto bisogna bella. assolutamente bisogna trascriverla, quindi l'abbiamo trascritta. Dopo ho imparato che Marco appunto ce l'aveva a casa, quindi vabbè, però l'ho trascritta comunque e ve la facciamo sentire. Si chiama Zenna, polca di Leonardo Marcheselli, una polca tiratissima. Così a busso, questa polca di Leonardo Marcheselli, Zenna. Dopo una polca così sparata, ci sta bene direi un tango celebre della cultura tradizione filuziana, inciso da tanti fisarmonicisti. Si chiama Canta Nino, inciso da Leonardo, inciso da Dino Lucchi, insomma è un tango che è stato sfruttato, possiamo dire. Un tango un po' diverso dal solito, perché dovete sapere appunto che il tango non è un ballo tradizionale nostro, arriva dall'Argentina, è stato un po' portato là, un po' riportato indietro, però diciamo che nelle varie parti dell'Emilia si è sviluppato un vero e proprio tango emiliano, e secondo me questo è uno di questi esempi appunto di una tradizione che viene da oltreoceano, però fatta diventare molto simile, ecco, al nostro gusto musicale. Questo bellissimo tango appunto che si titola Canta Nino. Scritto da Bussoli, citiamo compositore. Maestro. Thank you.
E questo era il tango, grazie, grazie mille. Grazie mille. Arrivo che appoggio lo strumento. Non appoggio lo strumento perché stavo per fare una grande gaffe. Signori, preparate, scaldate le mani, facciamo un grande, grandissimo applauso. Accogliamo qua sul palco Marco Visita Marcheselli. Sì, ecco. Allora due parole, perché quando Nicolò mi telefonò mi disse: guarda, probabilmente sarà una serata d'ascolto, suoneremo dei brani e la gente probabilmente, se verrà, ascolterà. Poi le cose si sono evolute negli ultimi tempi e c'è la possibilità di ballare, e voi avete risposto in maniera veramente incredibile, per cui avrei piacere vi faceste un applauso a voi, perché avete riempito la Sala Paradiso questa sera e non era scontato. E poi un altro applauso lo vorrei fare a questi ragazzi qua, perché sono bravi, perché sono giovani, perché amano la Filuzzi e hanno capito che la Filuzzi è la musica che fa ballare Bologna. E allora questo è un merito per dei ragazzi under 30, con una piccola eccezione, ma non ne parliamo. Quindi sono ragazzi che hanno voglia di portare avanti questo genere musicale. E un altro riferimento lo voglio fare nei confronti della scelta del loro repertorio, perché hanno fatto brani di compositori famosi, diciamo mio papà, Ruggero Passarini, e anche alcuni meno famosi, ma non per questo meno bravi. Per cui bravi loro ad aver scelto anche brani di Rino Gualandi, con tutto il rispetto e con tutto il piacere di averlo tra noi, del maestro Arnaldo Vetelli, che prima ho salutato, di Dino Lucchi e di altri. Quindi evviva, adesso vi faccio ascoltare alcuni brani di mio papà, bravo, grazie, che è mio cugino, benissimo. Allora adesso vi faccio ascoltare alcuni brani, un paio di brani, tre brani, e voi, se li ballate, ci renderete ancora più felici. Grazie e buon proseguimento. Grazie Marco. Sui prati, sui prati. Tiratino, adesso vediamo come viene. Posso partire, bimbi? Vado? A te. Attenzione. We'll be right back.
Marco Marcheselli, un applauso. Signori, un grande applauso. Bologna riparte da Marcheselli. No, Marco, dove vai? Vieni. Stai con un altro applauso, dai. Ah, un applauso, Marco, visto Marcheselli, vai. C'è un valzer prima, dopo ti faccio anche una mazurka. Allora, richiamiamo sul palco Carlotta, che facciamo la canzone celebre di Bologna. Canzone celebre sarà Bella Bulagna. Pronti?
Vai più piatto, Vai. C'è chi dice che bella Milano, c'è chi ammira l'antica Venezia, c'è chi esalta Trieste e Torino, chi Perugia, Rapallo e La Spezia, c'è chi dice d'andare a Firenze, se la vuoi vederla bella, io rispondo Calvegna, Bulagna, Cledalmont, la più bella di te. Oh Bulagna, oh Bulagna, la città mia più bella sei tu. Oh Bulagna, le tue torri San Luca e non più. San Petronio coi bianchi gradini, la magnifica e bella piazzola di Renzo, il palazzo Isolani e al Minghetti magnifica scuola. Il Nettuno da sveglio il fratello, al palazzo in Ubiera il castello, a Bologna c'è tutto di bello, l'Edalmont la più bella di te. Bulagna risponde la boia, ciao Bulagna possiamo far gridè, la città che ha inventato la spoglia, al Caponi tu flena al Tagliadella, Tagliadella, Tagliadlena, Dio mia mamma sta buona cadena, dai la lerga, dai la fena, col parso al pandor ben con sé. Se da Napoli vengono a dire poesia dal sì e dal me, io rispondo venite a sentire al poema dal Mitagliadel. Così, brava. Grazie, grazie a tutti. Signori, un applauso. Marco Visita Marcheselli, Carlotta Marchesini. Grazie. Folca Busso, grazie. Grazie Marco. Hai chiesto una mazurchina? Giusto, visto che appunto ci immaginiamo che volete una mazurchina, beh adesso è venuto il momento che ve la facciamo. Dai, una bella mazurchina. Cosa fai? Quale? Ammazza la veccia? Ciao, ammazza la veccia. Ammazza la veccia, ragazzi. Sì, ragazzi, vado io. No, parto io. Va bene. Alla borgata parto io. Vado. Thank you.
Ecco la mazurka. Questa mazurka, Massa alla Veccia. Ce l'hai detto te, io volevo farlo indovinare a qualcuno. Hai rovinato il giochino. Allora, per questo ne facciamo un'altra. Ho vinto un weekend per me e... per te e te stesso. te stesso all'ombra. Ciao. Allora, facciamo un'altra mazurkina, visto che ci vuole, dai. Facciamo quello un po'... È giusto, vedo che ci sono delle bottiglie sul tavolo. Ci sono delle bottiglie in giro, allora facciamo questa mazurka che è stata scritta a fine serata in un ristorante, sulla tovaglietta del ristorante. Dopo una serata si erano trovati a cena, il mitico Cesco Paselli assieme a Ruggero, insomma, ed è saltata fuori questa mazurka e noi proviamo a interpretarla. Questa mazurka era l'Imbariega. Grazie ragazzi. Facciamo una terza mazurka, dai, facciamo il tris. Floriano. Questa mazurka è incisa dal maestro Ruggero Passarini. C'è tutta sera che facciamo dei valzer. Vuoi altri tre? Va bene, ci saranno comunque. La serata non è finita. Altra mazurchina, Filuziana 100%, dal titolo Floriana. Thank you.
questa era la Floriana Mazurka del maestro Ruggero Passarini. Facciamo la parte. Ragazzi, non facciamo la Ruggero? Eh? Ci hanno tirati, eh? Ciao Ruggero? C'è una polca? Facciamo una polca, dai. Allora, ci chiedono una polca a grande voce. A grande richiesta. Se c'è qualcuno lì che salta. Arriva anche la clinca, arriva. Arriva anche la clinca. No, facciamo tiramolla. Tiramolla. Allora, andiamo un attimo con il fuori programma, poi ritorneremo in carreggiata. Ci chiedono una polca. Vi facciamo una polca filuziana. Questa scritta dall'amico Giampiero Strada, incisa da Ruggero Passarini. Arriva questa tira e molla. Vado io. Questa tira e molla. Allora adesso, insomma, abbiamo ancora tanto in programma, abbiamo ancora un ospite importante da far suonare, quindi torniamo in carreggiata. Abbiamo già parlato, insomma, della figura cardine della Filuzzi a Bologna, il maestro Ruggero Passarini, che adesso è qui presente. Io farei un applauso, mi ha fatto Il grande piacere e onore di essere presente questa sera. Un applauso, grazie Ruggero di cuore da parte mia e di tutti i miei ragazzi per essere qui questa sera. Allora, noi abbiamo pensato anche per te di proporti qualche brano che appartiene alla tua storia, interpretato alla nostra maniera. Vi facciamo sentire un valzer dal titolo Izzo, in una maniera particolare. Chitarra e fisarmonica, alla vecchia maniera. Thank you.
Grazie, grazie. Proseguiamo con un altro grande brano che appena l'abbiamo sentito abbiamo detto questo qua è impossibile da non mettere in repertorio e quindi noi abbiamo pensato di inserirlo. È un valzer, si chiama Gocce di Rugiada. Si può ballare se volete. Thank you.
grazie questo gocce di rugiada. Facciamo anche questo. Bello. Andiamo dopo? Cosa facciamo? Bravo Cerchi. Andiamo al ritmo di polca, questa altra polca composta da Ruggero Passarini. Secondo noi dedicata... arrivano anche le mazurche. Arriva questa polca. Bravo Cesco. Questo era bravo Cesco. Allora cerchiamo di esaudire una richiesta fatta prima. Allora io lascerei la pista, vi chiedo, a Manuel e Silvia. Manuel, ti tocca. Sì, sì, sì. È so una che c'è richiesta una... che arriva da fuori, dal pubblico. So che c'è una mazurka che ti piace tanto. E allora te la voglio far ballare a pista. Silvia richiesta al palco. oh. Ah, boh, mi è arrivata una richiesta, mi è arrivato un foglio. Una signora dal pubblico. Sì, sì, aveva il pass VIP, si era da dietro al palco. Un applauso, Manuel e Silvia. Com'è? Allora, prima? Prima, seconda, prima e do trio. Sette intero. Cinque, sennò? Cinque com'è? Seconda, prima e due trio. Signori, arriva la mazurka, anche se l'abbiamo già fatta, perdonateci, ma per mano è questo ed altro. È la sua mazurka preferita? VIP! Vado? Vai, stacca! Thank you.
ultimo. Un applauso a Manel e Silvia. Allora continuiamo un attimo, facciamo una parentesi mazzurche. Però mi dovete promettere che non andate via perché manca ancora un ospite importantissimo. Massimo Tagliata, che è qua dietro al palco, che scalpita e si sta scaldando. Io farei un applauso. Allora io vi faccio un paio di mazzurche. Poi mi piacerebbe chiudere i brani che avevamo preparato per il maestro Ruggero Passarini e poi chiamare sul palco Massimo Tagliata. Quindi avete pazienza, dai, state qua, tanto non è, cioè, tanto è presto ancora. Due mazurchine, dai. Allora, questa mazurca è una mazurca molto particolare della tradizione filuziana, l'abbiamo scoperta da poco e questa mazurca porta anche un titolo particolare, si chiama Scabrosetta. Dedicata all'amico Alessandro Bernardini. Vado? Vado? Eccola qua la Scabrosetta. Altra mazurka. Zita. Thank you.
Eccola qua la mazurka. Continuate a battere le mani perché io chiamerei sul palco, visto che l'ora comincia a scorrere, il tempo scorre. Battete le mani, io chiamerei sul palco il maestro Massimo Tagliata. Eccomi qua, sì, è quello lì proprio. Signori, buonasera. Buonasera. Oh, adesso i musicisti non sanno che io sto per cambiare tutta la scaletta. E loro dovranno suonare lo stesso, perché sennò come faccio a tenerli svegli a quest'ora? Allora, no, va bene, a parte gli scherzi. Buonasera a tutti, è veramente un piacere tornare a suonare qui, davvero. Io suonavo qui negli anni 90 ed è sempre, sempre, sempre bello. Cominciamo con il valzer? Va bene. Allora, io mi sono preso così il rischio di suonare brani di un altro grande fisarmonicista che poi negli ultimi anni non suonava più alla Filuzzi, ma è partito dalla Filuzzi ed è stato un uomo che ha cambiato il corso delle cose nella fisarmonica, e parliamo del grande amato da tutti Carlo Venturi. E allora, insomma, è un rischio, perché suonare le cose di Carlo non è facile. Partiamo con un valzer che scusate la voce, sono un po' raffreddato. Partiamo con un valzer che aveva scritto insieme al suo batterista, musicista, che era Guido Manservisi, e si intitola Gemelli d'oro. Potete ballare, eh? Grazie mille. Dovete. Allora, il microfono della Fisa. Thank you.
Grande, grande. C'è una porchetta. Yes. Vai. Non veloce, eh? 9 parti. 1, 2, 3, 4. Thank you.
polca, 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 one, two, three, four. Grazie, 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 grazie. Vieni Nicolò, vieni qui che facciamo una cosa. Vieni, vieni che facciamo una cosa qui. Facciamo un brano a due fisarmoniche che Nicolò ha registrato nel suo CD. Nel tuo studio? Nel mio studio. Fra l'altro poi la cosa di questo disco... C'è una regola, che chi non compra questo CD automaticamente gli si incendia la macchina, quindi conviene comprarlo. Insomma, conviene. È un CD autocombustione, esatto, quindi bisogna comprarlo. No, vabbè, io cosa devo dire, Nicolò è un ragazzo che ama questa musica, pochi giovani amano questo tipo di musica con la quale io sono cresciuto. Molti di voi insomma sanno, io a un certo punto mi sono un po' staccato professionalmente dalla musica popolare, ma non con il cuore, perché le radici sono sempre belle, salde qui a Bologna e in Emilia, dove sono cresciuto e dove ho trovato
i musicisti che mi hanno dato fiducia per crescere, per fare la mia strada. In tutti i modi Nicolò è sulla buona strada, io sono veramente contento di tutto quello che sta facendo e si merita veramente tutto e di più, perché sta studiando e sta veramente diventando un bravo musicista. Ti ringrazio, grazie. Posso dirlo che hai studiato con me tanti anni? Sì. Altro sì, che? Sì, sì. Si può dire. È stato un mio allievo per tanti e anni. E sono, dai, sono tuo allievo. No, ormai diciamo. Non più. Ormai non più. Facciamo Allegra Fisarmonica. Vai. Allegra Fisarmonica. Fai tu il tema, eh? Grazie, grazie Massimo, grazie. Grazie, grazie di cuore a tutti, grazie, grazie, grazie ancora. Allora, io da qua su vedo Manuel, fammi un cenno. Come siamo messi? In direttura? Siamo in direttura. Dai, chiamo Marco qua di fianco a me, di nuovo. Marco Marcheselli, signori, un applauso, vi chiedo. Allora, prima di chiudere questa serata, io innanzitutto volevo che vi faceste appunto un applauso a voi stessi per aver partecipato attivamente ancora come una volta, cioè come non come una volta, come qualche anno fa quando non c'era una pandemia in corso, e ritornare al ballo così in questa sera, in questa maniera, è veramente emozionante. Io mi sono preparato
due paroline da dire, perché mi sembra doveroso, dovrete assorbirvi questa mia soletta, come si dice da voi in bolognese, però ci tengo, ecco. È con grande commozione e contentezza che annuncio la piacevole riuscita di questa serata, la sorpresa e il ringraziamento per noi di aver avuto la possibilità di suonare con grandi musicisti e di aver trovato amici e collaboratori che si sono dimostrati altamente disponibili e che hanno creduto nei nostri intenti e nel nostro progetto. Nella creazione di tutto questo ci sono tante cose non scontate e anche per quanto possa sembrare dal nostro alto livello di entusiasmo e passione non è cosa semplice né facile. Ma ci piace pensare non di essere già grandi e già arrivati, ma che il nostro piccolo contributo serva a dare un là per la ripartenza e non solo quella legata alla pandemia. Quello in cui fermamente crediamo è che ci sia un legame fondamentale e uno scrigno di valori che lega le generazioni e questa cultura con il nostro vivere quotidiano e che le tradizioni non sono solo un vanto di cui andare fiero da mostrare come una bella statuina per incipriarci la bocca di storia e far divertire i turisti, forse molto più interessati al nostro patrimonio culturale di noi stessi. La cultura del cibo, della festa, della musica, dello stare insieme, del ballo, hanno regolato la nostra società da secoli e creando una forma di interazione fra le persone unica nel suo genere. Ovviamente la storia continua, cambiano i modi e le cose, ma per noi è fondamentale comprendere ciò che è stato per avere un futuro più consapevole. Dietro tutto questo c'è sacrificio, c'è passione, c'è gioia e anche delusione, energie spese, energie e risorse investite, senza la sicurezza di un ritorno. Ma lo si fa per la musica, lo si fa per l'amicizia, lo si fa per la gioia di stare insieme e di fare qualcosa di bello per noi stessi e per il prossimo. Impariamo a rispettare la musica, i musicisti, i suonatori, impariamo a rispettare la storia, le nostre tradizioni che sono parte di noi anche se non lo vogliamo. Come non resistiamo a un piatto di lasagne, contempliamo che il nostro cuore, il nostro animo batte in tre quarti a ritmo di valzer. Impariamo a rispettare noi stessi e ciò che siamo stati e ciò che saremo. Questo è l'intento di noi Folcabusso. E scusatemi il francesismo, e chi dice che il liscio è morto, noi rispondiamo, scusate, sti cazzi. Io direi che se c'è anche gli altri fisarmonicisti che vogliono salire sul palco a fare questa polca, direi che è l'ottimo modo per chiudere questa serata. Un, due, poi parto. Un, due.
Signore e signori, sotto questa celebre sigla del maestro Leonildo Marcheselli, noi vi auguriamo una buona notte, un buon rientro a casa, speriamo vi siate divertiti. Vi dico grazie, un grazie a Manuel. Questa sera hanno suonato per voi alla batteria il grande Davis Fabbri, alla chitarra Nicolas Marturini, grazie, al basso una certezza il grande Corrado Varelli, un grazie a Giovanni Varelli, un applauso anche alla nostra cantante Carlotta Marchesini, un grazie a Davide Balestri, un grazie a Massimo Tagliata che sta andando via, un grazie a tutti, un grazie a Ruggero Passarini, un grazie a Marco Marcheselli, un applauso signori. E noi siamo i Folcabusso e il liscio è morto Sticazzi. E alla fisarmonica Nicola Quercia. Lunga vita alla Filuzzi. Un grazie anche ai tecnici, ragazzi. Grazie. Giorgio, Giulia, Luca. Luca, grandi. Un grazie a tutti. Signori, speriamo di rivederci qua presto. Se ci cercate, ci trovate e chi ci ama, ci richiama. Se vi siamo piaciuti, parlate di noi. Grazie a tutti. Non avete sbagliato un pezzo. Grazie.